Io allora inizierei. Eh, buongiorno, benvenuti. Grazie di partecipare. che Noi ci troviamo nella sfortunata congiuntura per cui abbiamo un evento anche piuttosto importante con la presentazione del primo rapporto SDGs dell'Istat. Ma qui trattiamo temi che non sono globali, qui andiamo più su quello che può interessare il territorio. Dunque, questa sessione eh, io trovo sia organizzata molto bene. Non l'ho organizzata io, quindi lo posso dire tranquillamente perché c'è un mix credo molto interessante tra eh, esperti dell'Istat che quindi potranno illustrarci quello che l'Istat sta facendo e, e le riflessioni che, che sono al contorno sia sulle misure del benessere dei territori in particolare e anche più in generale su, su tutto il l'apparato diciamo, di misurazioni che possono essere utili per interpretare, leggere il territorio e poi avremo anche degli interventi eh, che vanno più nella, sulle misure utili per il governo delle province e in particolare l'esperienza che ha raccolto, che ormai da diversi anni raccoglie diverse province nell'analisi nell del benessere. Ehm, un'altra esperienza per una provincia un po' diciamo, particolare che è la provincia autonoma di Bolzano che anche si sta impegnando sull'analisi del del, delle misure del benessere e infine eh, anche l'esperienza di un comune, anche qui un comune molto importante, è la nostra capitale che anche ha lanciato un progetto eh, che è stato presentato da pochissimo, mi sembra a maggio Maggio, dov'è Clementina? È stata presentata a maggio, a maggio eh, proprio sul benessere eh, nell'area comunale. Quindi, io direi, eh, visto che il tempo non è molto, abbiamo soltanto un'ora e mezza per cinque interventi, darei subito la parola al primo relatore che è Stefania Taralli, che è ricercatore dell'Istat eh, territoriale delle Marche, che ci parlerà delle misure del benessere dei territori, risultati e prospettive. Prego Stefania. Grazie ah, Maria Pia. Scusami, volevo soltanto dire: eh, cerchiamo di tenerci sul quarto d'ora, grosso modo, per la presentazione, in maniera tale che poi se c'è qualche commento qualche osservazione dalla, dal pubblico possiamo raccoglierla. Grazie, scusami. Grazie, grazie a te. Allora, io vi parlo di questo progetto Misure del benessere equo e sostenibile dei territori avviato dall'Istat circa 18 mesi fa, è la prosecuzione di un'esperienza avviata eh, da diversi anni che ha coinvolto in particolare la rete territoriale dell'Istat, quindi la rete di ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici che lavorano nel territorio eh, fianco a fianco, gomito a gomito, con gli uffici del Sistan Territoriale. Ma anche in stretto raccordo con il gruppo, chiamiamolo gruppo BES nazionale, quindi con i colleghi, eh, con Maria Piasorvillo, con Alessandra Tinto e con tutti i colleghi che lavorano alla produzione della, del rapporto BES. Dunque, eh, velocemente vi parlerò del progetto, eh, dei risultati che abbiamo raggiunto finora, e poi vorrei presentarvi qualche riflessione su che cosa abbiamo appreso finora dall'esperienza di lavoro con, con questi indicatori di benessere a livello territoriale, qualche aggiornamento su quello che stiamo facendo e su quello che abbiamo in programma di fare e poi una riflessione su come possiamo andare avanti insieme, quindi collaborando nella rete del Sistan per far crescere anche le misure del benessere dei territori. Dunque il progetto eh, non nasce... Eh, ha una sua storia, una sua storia precedente perché eh, eredita l'esperienza della partecipazione attiva dell'ISS ai progetti pilota Urbes e Bes delle province che tra il 2011 e il 2016 hanno coinvolto ampie reti eh, di collaborazione a livello territoriale per esplorare le possibilità di misurare il Bes a livello locale anche a supporto delle politiche eh, a seguito di questa esperienza, nell'aprile 2016, è stato siglato un protocollo per collaborazioni in ambito statistico tra ISTAT, ANCE e UPI, quindi un protocollo congiunto che riporta in un unico filone di attività di collaborazione scientifica e istituzionale eh, il lavoro che l'ISTAT da sempre fa insieme sia con, con i comuni che con le province. È un protocollo molto ampio che prevede quindi tante attività, ma eh, che ha anche tra le finalità quello dello sviluppo delle attività per la funzione statistica a livello locale a supporto della programmazione, gestione e controllo delle amministrazioni, anche per la prosecuzione dei progetti Urbes e BES delle province. Eh, dal 2017 con il programma di modernizzazione dell'Istat è mh, partito quindi questo progetto Istat per la produzione di misure del benessere dei territori che eredita però i risultati eh, delle precedenti esperienze e eh, si pone l'obiettivo di consolidare i risultati raggiunti, di integrare e armonizzare ulteriormente i risultati raggiunti nell'ambito dei progetti. Pilota di cui vi ho parlato con il framework BES adottato a livello nazionale. Quindi la scelta è una scelta diciamo abbastanza rigorosa, no? quella di dare delle misure di benessere che non siano misure eh, diciamo che hanno nulla da invidiare alle misure che si utilizzano nel rapporto nazionale. Perché l'Istat ha deciso di fare questo? Per estendere le collaborazioni con la rete Sistan per rafforzare la sostenibilità dei processi nel tempo, perché queste cooperazioni a livello decentrato, a livello territoriale, sono impegnative in termini di tempo e di risorse e quindi eh, la sostenibilità di questi processi, soprattutto in una fase come questa, in cui l'Istituto è impegnato su tantissime attività di raccolta dati e produzione, anche nuove, eh, va garantita mh, con una diversa organizzazione ma anche per rendere accessibili le informazioni prodotte a tutti gli utenti interessati, perché i progetti UrbeS e Best delle province eh, in realtà fornivano l'informazione solo per i territori amministrati dagli enti che erano entrati nella rete di progetto. Gli obiettivi principali, quindi, sono quelli di produrre una base di dati che deve essere aggiornata annualmente e di valorizzare l'informazione prodotta in vari modi. Eh, il primo risultato che abbiamo raggiunto è la pubblicazione di tavole di dati con indicatori a livello provinciale in serie territoriale completa e mh, sono stati esposti sul sito dell'Istat il 14 giugno 2018, eh, trovate dei set di tavole di dati organizzati com, come, 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 come è organizzata l'appendice statistica del rapporto BES, quindi con delle viste per dominio e, quindi ogni tavola di, ta di dati contiene la serie territoriale completa e poi con delle viste per territorio, quindi 20 file, uno per regione, con le tavole provinciali, regionali e con i dati ripartizionali e nazionali di confronto. Contestualmente è stata diffusa anche una nota per la stampa che illustra i principali risultati su una selezione di pochi indicatori, 27. Il formato era abbastanza eh, ridotto. Allora, che dati abbiamo prodotto? Gli indicatori in totale sono 61, 12 disaggregati per sesso. Per darvi un'idea della consistenza della base informativa, eh, questi sono i macrodati a livello NOS3, quindi a livello provinciale, eh, 86.000 e rotti e più circa 23.000 macrodati per i livelli territoriali di confronto. Gli indicatori sono quasi tutti in serie storica. Le serie storiche sono Soltanto 3-4 indicatori non sono in serie storica perché le fonti non forniscono informazione in serie storica. Eh, la lunghezza delle serie di solito va dal 2004 all'ultimo anno disponibile che varia dal 2014 al 2016 a seconda della tempestività della fonte di riferimento. Poi ci sono anche serie storiche di diversa lunghezza, questo sempre in funzione... Delle fonti. Un lavoro eh, diciamo importante che, dal mio punto di vista, che è stato fatto sicuramente impegnativo, è anche quello della ricostruzione delle serie storiche ai confini attuali, per avere una base eh, di dati e di informazioni il più possibile completa anche per le nuove province, ma anche per poter avere un'analisi eh, in serie storica eh, che, che ci consentisse di dire qualcosa. No? Sappiamo che ci sono stati vari cambiamenti nel 2006 e nel 2010. Eh, abbiamo utilizzato circa 40 fonti, non tutte Istat, anzi mh, prevalentemente esterne, ma tutte fonti statistiche ufficiali. Nel, nel grafico vedete la distribuzione degli indicatori per dominio e la diversa colorazione indica la coincidenza, il giallo eh, esatta con gli indicatori BES del rapporto nazionale, eh, il verde chiaro... Eh, indica le proxy, gli indicatori proxy, quindi ancora indicatori BES eh, abbastanza coincidenti con quelli utilizzati a livello nazionale, ma poi ci sono anche degli indicatori aggiuntivi, degli indicatori cioè che vanno a esplorare alcune componenti del benessere che sono particolarmente rilevanti per l'analisi a livello territoriale in funzione delle politiche svolte dagli enti. Per esempio la, il tasso di emigrazione ospedaliera in altra regione, sappiamo che la gestione no, della, dei servizi sanitari è demandata alle regioni, eh, nella qualità dei servizi. Oppure nella sicurezza, eh, la, il tasso di, di incidentalità stradale, perché sappiamo che comunque la sicurezza stradale eh, è una politica che si fa molto a livello territoriale e che coinvolge varie funzioni, dalle infrastrutture ai servizi di polizia locale. Ecco, questo è un set prototipale ancora, soprattutto per la parte di indicatori specifici, che è ereditato dalle esperienze URBES e best delle province e che sarebbe importante anche rivedere, eh, consolidare e anche integrare, soprattutto alla luce delle riforme, della riforma del Rio, che ha riorganizzato no, le funzioni e redistribuito un po' le competenze tra i varianti e quindi questa potrebbe essere diciamo, una linea di collaborazione per il futuro. Allora, eh, velocemente eh, analizzando questi dati, eh, che, cosa, che cosa ci dicono di più rispetto al rapporto BES? Allora, innanzitutto eh, i dati di dettaglio provinciale, è banale dirlo, lo sappiamo tutti, siamo statistici, eh, l'informazione più granulare eh, ovviamente ci fa vedere delle differenze territoriali più ampie. E quindi questo ci consente di dare precisione all'analisi, di aggiungere precisione all'analisi. Ma è interessante notare anche che guardando oltre le medie ripartizionali e regionali emergono differenze nei livelli e nelle dinamiche di tutti i domini del benessere. Quindi all'interno delle regioni a volte anzi le differenze sono più ampie di quelle che si osservano tra le regioni stesse. Spesso i gradienti territoriali sono più articolati della consueta contrapposizione nord-sud che come un mantra troviamo no, nelle analisi territoriali e molto spesso vediamo anche che i confini all'interno del paese sono diversi, eh, molto spesso vediamo che il Lazio gravita più sulle province più performanti del, del sud che l'Abruzzo invece a volte gravita, quindi specialmente queste due regioni di cerniera, diciamo tra il centro nord e il sud, l'Abruzzo a volte invece gravita più vicino alle province del centro. E una cosa anche interessante che si riesce a vedere attraverso questi dati è il contributo dei singoli territori alle medie nazionali o ripartizionali di confronto e per alcune componenti del benessere sono pochi i territori. Che trainano verso l'alto o verso il basso la media eh, ripartizionale o nazionale. Questo credo che sia un'indicazione utile per le politiche perché permette un disegno più. Eh, non leggo cinque minuti, perché permette un disegno più accurato. C'è poi la possibilità, attraverso l'analisi delle serie storiche, di leggere anche i pattern tra andamento globale del benessere e dinamiche territoriali. Quindi, miglioramento dei livelli generali di benessere e convergenza dei territori, quindi stiamo tutti meglio, peggioramento e divergenza, quindi si sta peggio e si auguiscono le differenze territoriali, ma anche pattern diversi, eh, un miglioramento associato all'accrescersi delle differenze, non tutti partecipano alla crescita, o un peggioramento con effetti livellanti verso il basso. Allora, mh, elaborando questi dati, producendoli, eccetera, soprattutto pensando di utilizzarli per le politiche, quali sono i problemi? Gli indicatori che vogliamo utilizzare per le politiche devono avere sia importanti proprietà statistiche, ma anche proprietà legate all'uso valutativo che se ne vuole fare. Io mi soffermerò velocemente su quelle statistiche in particolare, la pertinenza, la robustezza, la coerenza, l'utilità, ma in chiusura vorrei anche... Proporre una riflessione sull'utilizzo sull valutativo di questi indicatori. Allora, il dettaglio territoriale sicuramente, come dicevo, ci permette di guardare oltre le medie e, e quindi, se noi guardiamo i dati ripartizionali, vediamo che la mortalità per tumore penalizza soprattutto il mezzogiorno, mentre la mortalità per demenze penalizza soprattutto il nord. Ma se guardiamo la distribuzione provinciale vediamo che non tutto il sud è penalizzato, non tutto il nord è in vantaggio e possiamo vedere anche dei pattern di penalizzazione multipla in alcune pro province, per esempio del Piemonte occidentale o della Sardegna o anche alcune province della Sicilia. Eh, alcuni indicatori eh, eh, scontano il trade-off tra la coerenza che noi abbiamo voluto e la robustezza, questa è la mortalità per incidenti stradali, sono piccoli numeri e quindi hanno un andamento piuttosto erratico, questa è un'avvertenza un per l'uso, sono indicatori che vanno utilizzati e letti soprattutto in serie storica, sono pochi in realtà, sono due o tre gli indicatori di questo set che hanno questo problema, non ci abbiamo voluto rinunciare. Proprio per mantenere no, la coerenza eh, anche di misurazione statistica di questo set di indicatori, e si possono comunque utilizzare con questa avvertenza. La coerenza eh, di questi indicatori ci permette anche di fare una lettura puntuale di quelle che sono le dinamiche, come accennavo prima. Allora, questi sono i NIT. È un fenomeno che è al centro dell'attenzione di tutti. Sappiamo che il sud è molto penalizzato. Sappiamo anche però che ultimamente, negli ultimi anni, il tasso di NIT è cresciuto soprattutto al nord. Quindi c'è stato un peggioramento e una convergenza, in un certo senso, tra le regioni. Eh, andando a vedere a livello territoriale, si può vedere quali sono le province che hanno risentito di più di questa di questa dinamica e quindi quelle dove evidentemente c'è un problema specifico su cui intervenire e nel Piemonte per esempio Vercelli, Assi, Alessandria. Dunque un'ultima un riflessione riguarda l'utilità. La possibilità di avere dati a livello provinciale ci permette anche di fare eh, dei ragionamenti e delle riflessioni su eh, dove andare a mirare con alcune politiche. Questa è la raccolta differenziata di rifiuti urbani, una politica appunto importante a livello territoriale. Sappiamo che il Mezzogiorno è molto indietro rispetto alla media nazionale, però non tutto il sud è sud. La Campania è in linea con la media e Benevento che al 70% potrebbe essere un benchmark per molte province italiane. Eh, la regione invece che contribuisce di più all'abbassamento della media è la Sicilia, ma anche qui la situazione è variegata e tutto sommato Trapani, che è la provincia più performante all'interno della propria regione, potrebbe essere un buon benchmark già per le altre province siciliane e quindi questo può essere utile anche per, dei, per degli esercizi di targeting a livello territoriale. Sto concludendo, eh, che cosa stiamo facendo ora? Stiamo lavorando a una monografia di approfondimento territoriale in cui eh, vogliamo esplorare le differenze territoriali nei livelli e nelle tendenze di benessere, questi processi di convergenza e divergenza. Mm, andiamo a vedere anche quali sono le strutture di autocorrelazione spaziale che sostengono questi processi e se concentrazione territoriale e autocorrelazione spaziale si parlano, concordano come fenomeni oppure quali sono i pattern anche in questo Senso. In più sta per partire un progetto di ricerca per misurare le differenze di benessere tra i territori, cioè per cercare dei metodi di sintesi di questi dati che però siano sensibili alle differenze territoriali, perché è quello che a noi interessa salvare. Quindi faremo dei confronti tra approcci cardinali e ordinali e soprattutto abbiamo intenzione di fare, di sviluppare dei modelli di analisi per quantile, che quindi vadano a vedere come i pesi dei singoli componenti del benessere cambiano a seconda della posizione delle unità che osserviamo nella graduatoria, quindi se i pesi sono uguali per le province che stanno meglio o per le province che stanno peggio, e non sono uguali, sono diversi, ve lo posso già anticipare dai primi esperimenti. Che cosa abbiamo in programma? Abbiamo in programma di diffondere e sviluppare l'informazione, quindi di lavorare un sistema di diffusione via web perché le tavole di dati con 130 righe, non sono una per indicatore, non sono proprio eh, diciamo, così facilmente fruibili. E quindi si pensa di utilizzare un sistema di diffusione, probabilmente l'Atlante Statistico dei Comuni, di cui ci parlerà il dottor Cruciani dopo, per sviluppare una reportistica anche in funzione delle esigenze poi degli enti locali e naturalmente sviluppare il sistema di indicatori, approfondire la misurazione eh, sia a livello territoriale che di copertura dei domini, ma soprattutto ecco, sarebbe utile e importante lavorare insieme e individuare quei pochi ma eh, eh, rilevanti indicatori specifici che possono completare questo framework per le esigenze dei territori. Concludo, eh, sì, concludo. Abbiamo di fronte una sfida però se vogliamo usare questi indicatori per la valutazione delle politiche, che è quella di approfondire il nesso che c'è tra le funzioni e le politiche degli enti locali e le dimensioni del benessere. E gli effetti possono essere diretti o indiretti. Naturalmente è difficile misurare gli effetti netti a livello territoriale perché ci sono tante anche variabili esterne al modello, vincoli, opportunità, politiche di finanza pubblica, settoriali, eh, nazionali, europee o regionali e naturalmente ci sono i trend economici e sociali che sono anche indipendenti dalle politiche. Vi ringrazio. Grazie Stefania. Mi dispiace entrare così brutalmente no, no. nella presentazione, ma siamo cinque. <coughs> Scusate, vorrei che tutti avessero il tempo di esporre il loro lavoro. Eh, Darei adesso la parola alla dottoressa D'Andrea, che ci parlerà degli indicatori di benessere. Ecco, io non, non faccio presentazioni perché sul sito della conferenza. Avete le delle brevi note biografiche di, di tutti quanti i relatori è un'innovazione che trovo veramente molto utile. Quindi passiamo direttamente alla presentazione degli indicatori di benessere per il DUP delle province e delle città metropolitane. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Eh, L'intervento che appunto vorrei fare. Eh, non entra nel merito diciamo, di quali sono specificatamente gli indicatori che sono stati inseriti nel documento unico di programmazione, ma eh, diciamo, il quadro generale che si presenta quando eh, l'ente diciamo, di area vasta, nello specifico perché si parla sia di province che città metropolitane, eh, deve produrre l'allegato al documento unico di programmazione e quindi tutte diciamo, quelle che sono le possibili... Ehm, i possibili indicatori e le possibili aree tematiche che vengono utilizzate eh, per ehm, produrre questo allegato di natura statistica che tutti gli enti adesso io rappresento le province e le città metropolitane ma in realtà tutti gli enti sono obbligati a produrre ehm. spero che vada avanti A me obbediva. A te obbediva. Sì. Eh, il ok. Allora, le, il mio intervento infatti eh, fa, fa una breve diciamo, introduzione, ma proprio una slide dove mh, spiego solamente do un'indicazione un di come è definito il documento unico di programmazione. E dopodiché ehm, vi eh, presento eh, gli, le tipologie di indicatori che vengono utilizzate e che vengono inserite proprio in questo strumento di programmazione e eh, poi introduco il concetto degli indicatori di benessere nel DUP e eh, non ultimo eh, alcuni archivi amministrativi che effettivamente sono stati utilizzati anche in passato nel lavoro a cui si faceva riferimento anche prima di cui anche ha fatto riferimento eh, dottoressa Taralli ehm, nello studio di indicatori specifici per le politiche locali. Eh, il DUP è uno strumento che permette diciamo, di eh, definire l'attività sia strategica che operativa degli enti locali. Tutti gli enti locali sono diciamo, obbligati a farlo e eh, è uno strumento molto utile perché eh, costituisce eh, la, la capacità dell'ente di strutturare un'organizzazione diciamo, un di tutta l'attività e la programmazione che dovrà fare nell'arco di un triennio. Naturalmente il DUP si compone di due sezioni, che è quella della sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, la seconda a quello del bilancio di previsione. Quindi, in ogni caso, ogni anno diciamo, si procede a fare diciamo, la programmazione per il triennio successivo. Allora, si faceva prima un breve riferimento alle funzioni. Con, ehm, le funzioni per gli enti di area vasta diciamo, hanno subito una rivoluzione nel, negli anni e quindi con, con la legge del Rio, eh, per quel che riguarda gli enti di area vasta, ehm, sono state definite delle competenze come funzioni fondamentali e sono state invece diciamo, riportate a livello regionale o comunale. Altre funzioni che erano già in possesso, diciamo, svolgevano come mandato gli enti di area vasta, province e città metropolitane, con l'istituzione diciamo delle città metropolitane che erano precedentemente province. Nello specifico, io occupandomi della parte di, diciamo, di statistica svolgo questa funzione di raccolta ed elaborazione dei dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Però mi interfaccio con tutti i livelli diciamo, istituzionali del mio ente perché quando viene prodotto il documento unico di programmazione eh, vengono coinvolti tutti i vari servizi. Nel documento di economia e finanza è stato introdotto appunto nel 2017 per la prima volta è stato inserito un esplicito riferimento a questi, agli indicatori di benessere sostenibile. Eh, questo è una grande innovazione e molto utile anche per definire lo strumento di programmazione per gli enti e quindi nella sezione strategica del DUP. Uh, si auspica di inserire un focus relativo agli indicatori di benessere e sostenibile. Uh, vi, diciamo, vi illustro perché dico si auspica di inserire, perché in realtà in alcuni uh, contesti questa attività è già stata svolta, però in generale nel documento unico di programmazione uh, vengono inseriti indicatori che riguardano vari uh, macro temi. Che sono comunque trasversali a tutte le necessità diciamo di programmazione dell'ente. Si parlava anche nei giorni precedenti, ad esempio, il comune di Bologna ha fatto vedere come è importante tutta l'analisi relativa alla popolazione per varie motivazioni e vari diciamo, interventi che poi possono essere fatti proprio sul, sul territorio a livello di Comune, o addirittura di, di aree di intervento, di eh, particolari aggregazioni o macroaggregazioni che sul territorio sono fondamentali. Poi ci sono indicatori che riguardano l'economia e il lavoro e anche questa è una parte eh, molto importante che viene inserita dentro il, il documento unico di programmazione. Ci sono indicatori che riguardano le infrastrutture, la mobilità la descrizione del territorio stesso, perché come si diceva prima eh, nel tempo anche l'assetto territoriale cambia, quindi ci sono magari comuni che eh, si fondono e quindi il livello a cui, di descrizione o di dettaglio del, dell'indicatore anche in quel caso diciamo, cambia e cambia il valore che viene associato. Fondamentale la questione ambientale e dei rifiuti. E eh, di particolare interesse anche per il, per il livello degli enti di area vasta sono le scuole e eh, l'istruzione, quindi il livello di gestione sia dell'edilizia scolastica sia eh, diciamo dell'organizzazione eh, della mobilità e del, diciamo, della programmazione scolastica a livello di scuole diciamo, di superiori. E, un, aspetto, un altro aspetto molto importante che è presente nel DUP è appunto il riferimento alla contabilità armonizzata, perché in questi anni si sono introdotti tanti concetti a cui gli enti hanno dovuto far fronte come concetti innovativi però la contabilità ormonizzata ha avuto lo scopo di rendere diciamo, eh, i bilanci delle amministrazioni locali pubbliche, omogenei, confrontabili ed aggregabili. Però è stato un duro lavoro che l'ente ha dovuto fare per riuscire a entrare in questa nuova diciamo, metodologia e meccanismo di eh, contabil contabilità. Allora, eh, io ho introdotto solamente quattro diciamo, missioni contabili che sono un po' trasversali sia all'attività eh, svolta mh, a livello di province che a livello di città metropolitane. Ho fatto un esempio. Eh, come si diceva prima, gli indicatori che vengono utilizzati sono tanti, però in che modo all'interno del documento unico di programmazione si può arrivare a un'organizzazione funzionale, a quello che è l'utilizzo anche per la contabilità armonizzata, quindi a dare un peso a questi indicatori eh, relativamente a un'area contabile specifica. Ehm, in questo caso, ad esempio, per quel che riguarda la missione istruzione e diritto allo studio, naturalmente gli indicatori utili e fondamentali sono quelli anche sulla, della scuola e dell'istruzione e quindi qui eh, si inserisce tutta la produzione statistica ufficiale ehm, che appunto come diceva la dottoressa Tavralli ehm, viene messa a disposizione dall'Istat eh, e l'attività interna agli enti di riorganizzazione e rielaborazione di queste informazioni a livello eh, provinciale o a livello eh, più fine quindi anche comunale. La stessa cosa eh, succede ad esempio nell nella missione 8, assetto del territorio e dell'edilizia abitativa, perché questa tipologia di indicatori, cioè, quali indicatori possiamo utilizzare? In realtà si possono mh, valutare delle, degli indicatori relativi alla popolazione, all'infrastruttura, alla mobilità e ai trasporti. Analogamente per quel che riguarda lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Fondamentali sono gli indicatori relativi all'ambiente, ai rifiuti e anche qui infrastruttura, mobilità e come è strutturato il territorio stesso. Altra missione, trasporti e diritto alla mobilità, dove nello specifico abbiamo infrastruttura, mobilità e territorio. Come vode, vedete eh, queste macro aree diciamo, di eh, indicatori sono trasversali anche a diverse missioni contabili, quindi nello strumento che è il documento unico di programmazione, ehm, diciamo, si può fare riferimento a varie tematiche che sono trasversali, però è funzionali a più missioni contabili quindi. Diciamo cercare di in qualche modo armonizzare anche qui eh, quello che è il tipo di indicatore che viene prodotto che sia funzionale a inquadrare bene qual è la situazione del territorio che si deve governare. Ehm, nello specifico eh, faccio riferimento anche al progetto del benessere sostenibile delle province. Perché, eh, diciamo, negli anni a partire dal in realtà con la dottoressa Tarali abbiamo lavorato diciamo, già a partire dal 2011-2012 per impostare metodologicamente un lavoro di ricerca relativo agli indicatori di benessere a livello provinciale. Poi eh, siamo passati diciamo, a produrre. Un rapporto relativo solo alla provincia di Pesaro Urbino e negli anni successivi, eh, grazie a eh, protocolli di intesa e comunque adesioni al progetto, quindi ehm, è stata diciamo, sviluppata una rete di enti che partecipa a questa mh, progettazione e quindi sono stati diciamo, estesi mh, i risultati che erano stati fatti solo per uh, un ente a eh, diversi enti. In questo momento siamo 23 enti tra eh, città metropolitane e province che lavoriamo eh, in maniera coordinata all'interno dell'organismo CUSPI, che è il coordinamento degli uffici di statistica italiani, organismo tecnico dell'UPI. In realtà, in realtà ho introdotto questo diciamo, tema per dire che ehm, il sistema statistico, informativo statistico delle province, che è pubblicato comunque sul sito di progetto, ehm, nell'evoluzione degli anni ha diciamo, eh, introdotto la possibilità di eh, verificare se gli indicatori di benessere ecosostenibili eh, sempre sul, eh, diciamo, eh, sull'onda di quello che è chiaramente il progetto nazionale quindi nel, diciamo, seguendo tutte le indicazioni di livello nazionale eh, poteva eh, dare come risultato indicatori utili ai territori provinciali. Come vedete, in questo schema di sintesi eh, sono state fatte quattro edizioni di questo lavoro, che ehm, diciamo, ha affrontato la possibilità di utilizzo di indicatori sui vari domini diciamo, di interesse del BES, con, eh, come vedete, evidenze diverse a livello numerico di indicatori, perché all'inizio questi indicatori, comunque. Che potevano essere utilizzati, avevamo valutato che fossero 94. Dopodiché, eh, nell'estensione progettuale, perché da una provincia sola siamo diventate 21, e siamo arrivati a selezionare comunque un certo numero di indicatori che fosse diciamo, standardizzato e omogeneo per tutti i livelli territoriali. Dopodiché nel 2015 si uh, è avuto l'applicazione della normativa e quindi uh, le province alcune province sono diventate città metropolitane per cui come vedete nella colonna degli enti abbiamo 21 province e 5 città metropolitane che hanno aderito alla progettazione e nel 2016 abbiamo avuto un momento di, diciamo, di stand by nel senso di, di riassetto anche territoriale all'interno proprio della geografia italiane di riassetto di tutta l'attività e adesso nel 2017 siamo uscite con le nuove diciamo, pubblicazioni e con i nuovi indicatori di benessere a livello provinciale e adesso grazie al um, prodotto che ha illustrato prima la dottoressa Taralli eh, saremo comunque in grado di eh, poter avere annualmente comunque informazioni eh, relative agli indicatori di benessere da poter estendere ulteriormente ad altri territori, perché il quadro che viene prodotto è per tutte le province e le, il territorio nazionale. Come si inseriscono gli indicatori di benessere a livello provinciale all'interno del DUP? Allora abbiamo detto che ci sono le due sezioni, la sezione, ho finito, sì, sì. La sezione strategica e <ride> la sezione operativa. All'interno di questo documento programmatico possono essere inseriti anche gli indicatori di BES con un particolare riferimento gli indicatori eh, che sono presenti anche nel documento di economia e finanza. In altre occasioni avevo espresso mh, questo, questo dubbio, cioè ne ho elencati solo alcuni, eventualmente quelli utili proprio alla programmazione anche provinciale che potevano, diciamo, si chiedeva questi indicatori. Uh, alcuni non riescono comunque cioè non sono funzionali diciamo all'attività come ho spiegato prima di, di correlazione con la missione contabili però altri come quelli che ho evidenziato in rosso potrebbero essere far parte di quella batteria di indicatori comunque uh, essenziali per uh, l'inserimento nel documento unico di programmazione a livello provinciale, addirittura mi spingerei a dire a livello eh, magari <ride> <ride> comunale. <ride> ok, poi l'ultima cosa, e ho finito, eh, praticamente... Ehm, Nell'ambito del progetto di eh, benessere eco sostenibile è stato affrontato anche questo, la problematica del dover riorganizzare e eh, valutare se indicatori specifici eh, da archivi amministrativi interni, direttamente interni agli enti, potessero essere utili e in essere inseriti all'interno del sempre del documento unico di programmazione nel filone sempre del benessere questo sostenibile. In effetti questo tipo di um, attività tassonomica è stata fatta e abbiamo praticamente già fatto, potete trovare la documentazione anche in um, altre diciamo, presentazioni che sono state fatte, sono, siamo riusciti ad associare sempre sperimentalmente delle, alc alcuni indicatori. Utilizzabili eh, nella documentazione unica di programmazione direttamente alle emissioni e quindi, come vi ho fatto vedere prima, associarli poi anche alle dimensioni di, di benessere. In realtà ho finito e potete diciamo, vedere anche questa, questi risultati. Uh, pubblicati sul uh, sistema dell'Istat, che in realtà ha uh, recepito gli archivi amministrativi che sono stati censiti dentro le amministrazioni e sono esposti sul sistema DARCAP e uh, sul sito del benessere così sostenibile. Grazie. Grazie dottoressa D'Andrea. Il tema del um della disponibilità di eh, dati e indicatori a livello territoriale il più fine possibile. Diciamo che è stato un po' trasversale a tutta questa conferenza. Alcune risposte sono già state date e sicuramente però c'è ancora molto lavoro da fare e credo che l'ultima relazione ci darà anche qualche buona, informo, qualche buona notizia a questo proposito. Eh, passerei subito la parola adesso al dottor Gosetti che ci presenta L'utilizzazione, in che modo sono stati utilizzati e letti gli indicatori del BES in alto Adige? Grazie. Buongiorno a tutti. Anche da parte mia eh, ringrazio innanzitutto gli organizzatori, la dottoressa Sorvillo, la dottoressa Taralli, Alessandra Tinto, appunto, delle, degli in, mh, delle discussioni, degli incontri, appunto, che, mh, che abbiamo avuto, per gli incontri che abbiamo avuto che hanno in qualche modo portato anche a questa giornata odierna. Eh, è un Piacere da parte mia poter relazionare in, a questa conferenza, diciamo, e in particolare su questa tematica, sulla tematica del BES, in quanto ehm, è legata molto anche a livello personale a quella che è la mia collaborazione, alla mia attività in ASTAT. Ricordo appunto con piacere che proprio durante il primo in, in colloquio di selezione mi fu, appunto, mi fu prospettata la possibilità di occuparmi anche di questo settore, ecco, che quindi della lettura trasversale dei dati. E diciamo in qualche modo è stata anche questa la molla che mi, ha, eh, che mi aveva spinto allora a entrare a collaborare con l'ufficio. Ehm, L'obiettivo di questa mia presentazione, di questa mia relazione è mh, duplice. Da una parte <coughs> raccontarvi proprio quella che è stata un po' la... La storia di questi ultimi cinque anni di come all'interno di un ufficio regionale, eh, all'interno di un istituto eh, di statistica provinciale per la Valenza, che ha stata all'interno della provincia di Bolzano, il progetto BES si è sviluppato, eh, l'approccio che è stato in qualche modo seguito e i vari risultati, quindi le varie tappe da un punto di vista del contenuto e da un punto di vista del metodo. È chiaro che un valore, un, un grosso lavoro che sicuramente è ancora da fare, è ancora in corso, è proprio quello, e quella è la sfida principale, è quella di andare a capire come, in che termini, gli indicatori eh, definiti all'interno del framework del BES a livello nazionale e adesso all'interno del BES delle province, insomma, che ci ha fatto vedere molto anche a livello di provincia di Bolzano come in realtà la situazione possa cambiare, sia molto più eh, complessa, più ricca di quanto un confronto regionale invece ci possa dire. Per passare poi a mh, darvi al, alla fine insomma, qualche dato derivante da indagini che noi conduciamo all'interno del programma statistico provinciale, quindi di Valenza ehm, prevalentemente locale, che però in qualche modo possono contribuire anche ad arricchire e a comprendere meglio un po' quella che è la situazione a livello locale. Questo penso sia proprio uno degli obiettivi no? del, del progetto BES, deve essere calato sul territorio. Mm, partirei di nuovo con un, um, con un aneddoto in qualche modo. Nel momento in cui ci ehm, si, si è posta la domanda, ma è possibile misurare il benessere all'interno di una realtà come quella dell'Alto Adige? È abbastanza complessa, insomma, dal punto di vista eh, storico, è sociale, è culturale, è, mh, la sua struttura economica: mh, tutte determinanti e elementi che eh, in qualche modo incidono, vanno a, ad avere un influsso particolare sulla vita quotidiana, poi dei cittadini nel loro rapporto, nelle loro relazioni sociali, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, per esempio, e quindi è in quella che è la vita quotidiana e quindi in quello che poi è il benessere da misurare. Ehm, un primissimo lavoro, dopo poche settimane che, ero, appunto, che ho iniziato la mia attività in Astat, è stata quella di confrontarci con l'associazione per esempio degli agricoltori locali. Che cosa ci, ci chiedevano? Mh, avevano letto, visto, un'esperienza interessante di ricerca in Svizzera per la misurazione e la costituzione di un uh, conto satellite dell'agricoltura, quindi abbiamo... Stabilito un rapporto, abbiamo, eh, ci siamo incontrati e una prima perplessità, però, all'interno dell'ufficio stesso era quello di dire: Ma sì, è sicuramente un progetto molto interessante. Sappiamo che il peso dell'agricoltura in alto adige sul PIL locale è di circa il 4,6, il 5%, insomma, è tutto sommato limitato. Ma perché dobbiamo andare a studiare un settore che sappiamo è importante e rilevante, però in qualche modo potrebbe essere circoscritto. E in questo senso, in questo settore, in questa, in questa direzione, il framework del BES, però teorico, soprattutto l'approccio, è stato molto importante per far capire che da una parte c'è il ruolo economico, la funzione economica di un settore come quello agricolo, dall'altra c'è la funzione sociale, però dal punto di vista della tenuta del territorio, quindi paesaggistico, ambientale. Ma, proprio in termini di relazioni sociali, in che termini un'agricoltura diffusa locale a conduzione familiare, eh, si può vedere poi a conduzione familiare con il contributo del lavoro femminile, quindi le, le cosiddette non quote rosa, ma insomma la partecipazione delle donne al lavoro eh, in agricoltura, quanto è importante, quanto diventa un fattore di sviluppo e un motore di, eh, eh, appunto di progresso per il territorio. E questo in fondo lo vediamo poi mh, tra gli indicatori del BES. Troviamo la diffusione, la diffusione delle aziende agrituristiche in provincia di Bolzano, sicuramente è un valore molto alto rispetto alla media nazionale. Allo stesso tempo andiamo a vedere, a disaggregare il dato per genere, per sesso della conduzione delle aziende agrituristiche, ecco che lì ci rendiamo conto che siamo sotto la media nazionale, che è intorno al 30%. E da noi è solo un 13%, solo un 13% delle aziende agrituristiche sono condotte, sono gestite in prima persona, con piena responsabilità, dalle donne. Questo per in qualche modo introdurre che, quello che è l'approccio al, al, al progetto e soprattutto quella che è la volontà in qualche modo di mettere in luce non solo le luci, appunto. E interrogarci se tutto quello che eh, se è tutto oro quello che luccica in qualche modo, perché la situazione sicuramente dell'Alto Adige è positiva, eh, quindi se noi ci fermassimo a livello meramente descrittivo e prendessimo i dati, gli indicatori del, eh, del BES, diciamo, e ci fermassimo lì a confrontare, a capire dove stiamo, potremmo uscirne sicuramente molto contenti. Ma la domanda è però questa: ma questo è sufficiente? Sono dati che effettivamente rispondono e rispecchiano veramente quella che è la società, Altoatesina, nel suo contesto, nelle nel sue viscere, insomma, in qualche modo, nel, nel suo profondo? Ecco, questo appunto. E a questo mh, diverse iniziative, diverse indagini, come dicevo, diverse fonti alternative ci vengono in aiuto. Prima di entrare eh, sui dati, ehm, prima dicevo che la, il lavoro diciamo, del progetto del BES è sicuramente eh, un work in progress, no? Eh, ci, stia, ci stiamo lavorando in qualche modo, ma anche facendo cultura, facendo, facendo capire quello che significa lavorare e fare best. Questo mi piacerebbe che venisse no? eh, come stimolo. Fare best, non fare il best, ma fare best. Ehm, un forte contributo a questo aspetto è arrivato dalla grande collaborazione che è stata istituita con Istat nella conduzione delle rilevazioni sociali, per esempio, quindi nell'attenzione che Istat ha, ehm, ha dedicato all'Astat, alle sue peculiarità, quindi per misurare bene il territorio in varie indagini, a partire da per esempio l'integrazione delle seconde generazioni nelle scuole. Ad un sovracampionamento particolare per l'indagine sulla famiglia, all'interno dell'indagine famiglie e soggetti sociali, a un adeguamento del campione per l'indagine sulle spese delle famiglie, quindi tutte iniziative, tutti strumenti che sono andati nella direzione non solo di rendere un dato sempre più accurato, e più pertinente, disponibile, no? preciso. Ma un dato che effettivamente potesse servire al territorio e soprattutto potesse evitare un ritorno sui cittadini, quindi diminuire quel fastidioso disturbo statistico del quale insomma i cittadini spesso e volentieri si lamentano. Quindi anche in questo senso il progetto BES ha contribuito a unire e a integrare. Come stiamo? Ho mh, selezionato alcuni domini, alcuni indicatori e quindi è un confronto in qualche modo tra i dati che ci provengono dal DES e i dati provenienti da indagini a livello locale. Per quanto riguarda la salute, come dicevo prima, ne usciamo bene, i vari indicatori posizionano la provincia di Bolzano ad un buon livello di salute, l'aspettativa di vita è migliore rispetto alla media nazionale, l'indice di stato fisico, psicologico. Ehm, non così eh, positivo è il tasso di mortalità per malattie per, mh, legate alla demenza, per esempio. Problematico però risulta il consumo di alcol e il tasso di incidentalità stradale mortale tra i, le persone 15-34 anni. In questo senso mi piace ehm, riportare alcuni dati eh, raccolti nell'indagine sui giovani che abbiamo condotto nello specifico nel 2016. Vediamo se possiamo approfondire meglio il fenomeno. Abbiamo rilevato che un quinto praticamente dei giovani si ubriaca almeno una volta al mese, il 12,7% lo fa più di una volta al mese, e di nuovo un quinto di questi giovani è stato già avvicinato in qualche modo da persone che si sono accorte del loro comportamento. E per dire notiamo che rispetto al 2009, all'indagine precedente, eh, chi si mette al, volente, al volante ubriaco. La percentuale di, dei giovani che si mettono al volante ubriaco è diminuito. Quindi per dire come ulteriori dati possono, eh, possono migliorare, integrare. Uguale per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, anche in questo caso buone le prestazioni, basso valore dei NIT. Ehm, alta partecipazione alla formazione permanente, ma come questi dati vanno letti, vanno letti sicuramente alla luce del sistema di istruzione altoatesina e alla luce dell'ampia offerta di formazione permanente, di agenzie educative, di corsi che vengono offerti. Quindi anche questo una cautela eh, interpretativa. E, lavoro e benessere economico, anche in questo dominio... Mh, non sembreremo avere problemi, no? quindi va tutto bene, mh, tasso di occupazione alto, mancata partecipazione al mercato del lavoro basso, anche dei giovani. È vero così e soprattutto questo quanto è sostenibile, quanto di questo è apprezzato però e quanto di questi, quanto di questi aspetti è in qualche modo percepito e valorizzato anche dalla popolazione. In termini di sostenibilità è intergenerazionale, anche in questo caso abbiamo chiesto ai giovani di indicarci gli aspetti positivi dell'Alto Adige, per esempio, uno forse si sarebbe aspettato il benessere economico al primo posto, le opportunità professionali: no, lo vedete, in primo luogo il paesaggio, poi la cucina, le tradizioni, e il benessere economico è citato dal 38,6% dei, dei giovani. Plurilinguismo, convivenza di più gruppi linguistici, e da poco più di un quinto è il fatto delle opportunità professionali. Quindi forse una riflessione anche in questo senso andrebbe fatta. E poi all'interno dei giovani, eh, tutti i giovani sono uguali, sappiamo che i dati di, divergono per appartenenza al gruppo linguistico, quindi benessere economico e per cittadinanza, anche ovviamente abbiamo notato, quindi il benessere economico maggiormente apprezzato dai, eh, dai cittadini di, eh, stranieri. Io apprezzato dai cittadini di madrelingua italiana rispetto ai madrelingua tedesca, la Dina è simile e la stessa cosa, la stessa dinamica la vediamo per le opportunità professionali, apprezzata in misura superiore dai cittadini stranieri e più dai cittadini italiani rispetto ai, ai giovani di madrelingua tedesca. Questo però non è un aspetto legato solo ai giovani, nel 2014 avevamo fatto un condotto un'altra indagine, avevamo anche in questo senso lo, il barometro linguistico, l'uso delle lingue, avevamo chiesto anche qui agli adulti che, che cosa piace dell'Alto Adige e vediamo che gli items erano per alcuni versi diversi, vediamo che anche qui però il benessere economico sta al 35,4%, non ai primi posti, quindi forse qui una riflessione andrebbe fatta è sostenibile ai giovani l'apprezzamento, quanto poi i giovani vogliono rimanere in Alto Adige, sono disposti a investire nel, in questa terra, eh, abbiamo rilevato che quasi la metà sono disponibili a lasciare l'Alto Adige per realizzare il proprio progetto di vita, quindi e il dato sale, la percentuale sale al 70% tra i giovani di madrelingua italiana e molto meno ovviamente tra i giovani di madrelingua tedesca e al 65 tra gli stranieri. Dato che ci viene in qualche modo confermato, che è rafforzato anche da un indicatore BES per cui ci dice che il tasso migratorio dei laureati italiani, tra i 25 e i 39 anni, qui è per regione, ecco che posiziona Bolzano un, tasso, un saldo negativo, quindi in qualche modo coerenza tra i dati. Ehm, Ultimi accenni per quanto riguarda sempre il, la diffusione del benessere percepito a livello di, ehm, di genere. Abbiamo sempre nel 2016 condotto un'indagine sulle famiglie, il tuo attesino, per capirne il benessere, le strutture, le differenze di genere, i ruoli. Quando ci chiediamo se il benessere economico, la partecipazione al mercato del lavoro delle donne è accompagnato anche da un'uguaglianza da una, in qualche modo da un alleggerimento da una facilitazione all'entrata nel lavoro delle donne ad una conciliabilità famiglia e lavoro e anche in questo caso come l'abbiamo abbiamo visto in altre relazioni anche in alto adige il peso delle donne il peso che grava sulle donne è ancora superiore e su questo vi accordo tra maschi, tra uomini e donne nel, nel, nel riconoscerlo, quindi anche gli uomini riconoscono che, le donne, che per le donne è più difficile conciliare famiglia e lavoro. Un altro spunto di riflessione: le donne lo dicono in misura prevalente, che sono loro a dover rinunciare al lavoro per le esigenze familiari. Quando chiediamo dopo la nascita dei figli eh, che cosa è successo, come ha cambiato lo stato d'animo. Per quanto riguarda i sentimenti, gli affetti, differenze tra maschi e femmine non ce ne sono. Quando entriamo nel dettaglio sul carico lavorativo e quindi su quello che grava sulle donne, è chiaro che la donna è quella a pagarne le conseguenze eh, maggiori. Relazioni sociali eh, ottime, mh, secondo il dato del, del BES. Confermate in questo senso in una buona integrazione dai dati anche raccolti nell'indagine sulle famiglie, quindi importanza attribuita alle famiglie, agli amici, alle, alle relazioni sociali, cui corrisponde anche una buona soddisfazione. Però, e questa è una domanda che avevo voluto inserire proprio nel questionario: quanto tempo uno vorrebbe dedicare però se ne avesse la possibilità ad attività o persona, è vero, le persone sono soddisfatte del tempo libero, delle relazioni amicali, delle relazioni familiari, però in qualche modo vorrebbero alcune quasi la metà dei cittadini vorrebbe dedicare anche più tempo. Ecco. Un ultimo accenno sulla eh, condizione dei, dei giovani in termini di sostenibilità del benessere nei territori. Abbiamo visto prima che non apprezzano in primo luogo quello che è il benessere economico e anzi quando li viene in, pri in primo luogo lo apprezzano certo ma non come primo elemento. Quando gli si chiede eh, quali, qual è il problema principale, quali sono i problemi principali della tua terra, ecco che al primo posto... E citano eh, l'egoismo e l'invidia delle persone. Quindi questo forse può far riflettere quanto il, il benessere in qualche modo vada anche comunicato e vada più diffuso. La mancanza di posti di lavoro è pur sempre citato da un quinto dei giovani, quindi anche qui la realtà e la percezione forse andrebbe approfondita. È vero che quasi un terzo dei giovani poi fa parte di un'associazione. Quando andiamo a chiedere però... Eh, perché un giovane fa parte di un'associazione? Il motivo principale, e questo forse è anche positivo, però è una cautela interpretativa che va utilizzata, lo fa perché per il, cli, per il clima che si respira all'interno dell'associazione e perché è divertente in qualche modo. Ecco, tutte queste riflessioni, eh, mh, come dire, sono degli spunti che io eh, porto, che spero possano contribuire in qualche modo al dibattito e spero che allo stesso tempo di ricevere dei feedback da portare a casa in qualche modo da approfondire ulteriormente. Grazie di nuovo. Grazie molte. Abbiamo avuto un interessante esempio di come si possono integrare dei dati raccolti a livello locale con i dati nazionali per ottenere un duplice obiettivo, quindi poter fare degli approfondimenti specifici sul territorio, che diciamo, tutti i territori hanno le loro... Peculiarità, ma con mantenere anche poi la possibilità di istituire dei confronti con i territori limitrofi e con le medie regionali e nazionali e questo è un approccio io penso sia molto promettente. Che credo abbiano seguito anche i colleghi del comune di Roma. Passo la parola quindi alla dottoressa Villani che ci esporrà il loro progetto. Grazie. Eh, buongiorno, eh, dunque io esporrò delle slide che eh, abbiamo fatto in collaborazione con il mio direttore di dipartimento che, però, questa mattina non c'è per impegni istituzionali, quindi la rappresenterò un po', spero, degnamente. Allora, ehm, aspetti che qua non. Ecco. Oh, ehm... Dunque, come Ufficio di Statistica di Roma Capitale noi abbiamo lavorato a questo progetto di eh, indicatori di benessere per la città. È la prima volta che viene fatto, diciamo che viene, è stata fatto questa eh, prima sperimentazione a partire da un input che, viene dato, che è stato dato dalle da linee programmatiche proprio del, della, del, della Giunta del governo di Roma Capitale che nel 2016-21 ha, eh, ha inserito proprio la, la misurazione della qualità dei livelli di vita all'interno degli obiettivi strategici da raggiungere. Quindi l'Ufficio eh, di Statistica già nel 2016 ha, ragionato su questa, ha iniziato a ragionare su, questa, eh, su questo progetto. Chiaramente il progetto BES si inserisce, eh, lo dico per giustizia, anche perché è uno dei tasselli, forse quello che in questo momento ci sta attraendo anche incuriosendo di più, però è parte di un sistema della conoscenza che, eh, che vogliamo proporre all'amministrazione come ufficio di statistica, che si compone di tanti elementi, analisi statistiche, il portale open data, il rapporto sull'area metropolitana, sul mercato del lavoro. Il sistema integrato di misura indicatori. Quindi, questo il tassello BES è parte di una eh, proposta di misurazioni e di indicatori che noi facciamo già da tempo all'amministrazione. Ora, le fasi di questo, del progetto BES le possiamo sintetizzare in questo modo. Intanto, nel 2016 abbiamo iniziato a avviare il progetto per individuare gli indicatori che, a partire dal framework BES, quello ufficiale dell'Istat. Individuare quali di questi indicatori potessero essere valorizzati a livello cittadino usando sia archivi amministrativi dell'ente o altre fonti e quelli che avrebbero richiesto invece lo sviluppo magari di metodologie per utilizzare magari le indagini campionarie fatte da ISTAT, che costituiscono un massiccio numero di indicatori dei BES e che attualmente non sono utilizzabili sul livello comunale. Questo quindi è stato un primo passaggio. Poi abbiamo fatto una cosa secondo me molto interessante che forse anche altri territori possono riprodurre, che è quella di utilizzare un'agenzia per il controllo dei eh, servizi pubblici locali che ha Roma Capitale e eh, che propone già un questionario ai cittadini per valutare la qualità dei servizi pubblici di Roma e eh, con un accordo con questa agenzia abbiamo inserito alcuni quesiti tratti dalle indagini in aspetti della vita quotidiana all'interno di questo questionario, quindi abbiamo sfruttato e eh, reso efficiente un strumento che l'amministrazione già ha per proporre altre domande ai cittadini che potessero essere utili allo scopo di costruire indicatori best in particolare sugli aspetti del benessere soggettivo o di altri eh, della percezione del benessere che è una cosa che magari è più complicata raggiungere attraverso eh, no, non si può raggiungere attraverso gli archivi amministrativi ovviamente. Oh, quindi nel, primo semestre 2000, nel secondo semestre 2017 e nel, mh, nei primi mesi del 2018 abbiamo finalmente valorizzato il primo sette indicatori con informazioni appunto desinte, desunte da archivi amministrativi dell'ente, da fonti esterne, Istat, Mef, Ina e l'ISPRA, abbiamo provato a saccheggiare tutti gli archivi e eh, le fonti che conoscevamo e in più utilizzando anche i risultati di questa indagine che vi dicevo adesso no? Del, sulla qualità dei servizi. E l'abbiamo presentato, questi dati, il 29 maggio scorso, quindi è proprio fresca, fresca. Ora, per, eh, nel 2018 abbiamo anche iniziato una cosa interessantissima che è stata presentata anche qui ieri nell'ambito della fabbrica delle idee, un laboratorio, partecipiamo a un laboratorio dell'innovazione promosso da ISAT che è proprio finalizzato all'integrazione dei dati provenienti da più fonti per il calcolo di indicatori socio-economici a livello comunale. Quindi questo è un laboratorio che diciamo, abbiamo contribuito a creare all'interno dell'ISAT dell con l'appoggio della, della direzione metodologica per provare appunto a, a realizzare metodi di stima per eh, produrre indicatori a livello comunale tratti dalle indagini campionarie dell'Istat, EUSILC, forze di lavoro, aspetti della vita quotidiana che sono insomma l'ostacolo diciamo, che sempre si trova quando poi si va a ragionare con i colleghi dei comuni e delle amministrazioni locali e dire ok questi indicatori arrivano a livello regionale ma noi che facciamo, dove li troviamo questi indicatori? Proviamo con questo laboratorio che si dovrà concludere entro il mese di agosto, quindi vedremo presto se ci sono. Noi già abbiamo un'anticipazione di alcuni risultati, vediamo come, come andrà. Ora eh, per il, eh, queste sono un, un po' di indicazioni a cui tengo molto perché poi eh, subito dopo vi vorrei, vorrei illustrare un po' come sono stati costruiti gli indicatori però queste sono delle linee su cui ci vogliamo attestare. Intanto stiamo appunto per valutare gli, i risultati dei modelli sperimentali che, sono stati, che si stanno producendo nel, nel laboratorio dell'innovazione che tra l'altro sta provando anche a integrare, questa è una cosa molto interessante, nuova, i risultati delle indagini campionarie con l'archivio eh, Archimede, che è quello che integra moltissimi dati provenienti da archivi amministrativi. Come si, come si parlano queste questi due enormi fonti di dati, le indagini campionarie e gli archivi amministrativi? Questo lo stiamo provando a valutare all'interno di questo laboratorio e vedremo. Poi quello che è il passaggio successivo sarà quello anche di estendere ad altri comuni che vorranno... Farlo e le risultanze sia del progetto BES che abbiamo portato avanti e sia del laboratorio per l'innovazione, perché questo è l'obiettivo, di estenderlo ai grandi comuni in una prima fase e ragionare, se possibile, anche estenderlo ad altri comuni, agli altri comuni. Oh, e invece questa è una cosa che è una proposta che noi vogliamo fare, lanciare in questa sede e quindi anche provare a dargli un futuro, di avviare un progetto di definizione di nuovi indicatori di benessere per le città. perché ci siamo resi conto, lavorando su questo argomento, che gli indicatori di BES ufficiale sono interessanti, importantissimi. Noi ne abbiamo aggiunti molti e lo vedremo tra brevissimo, ve lo spiegherò brevissimamente. Ne abbiamo aggiunto tanti prendendoli da altre indagini, ma forse è emersa la necessità di, di ragionare su sì, nuovi indicatori che servono per le città, perché quelli che abbiamo forse non sono sufficienti a rappresentare quella che è la complessità della qualità della vita all'interno, forse soprattutto delle grandi metropoli, ma non è detto perché chiaramente noi qui. Per esempio dovremmo valutare come, a parte gli indicatori sulla mobilità, su come ci si muove a Roma, è chiaro che è complesso, ma quanto per esempio il turismo, l'impatto del turismo, la pressione antropica che esercita sulla città influisce poi sul benessere di vita dei cittadini? Domanda. Come eh, si può facilitare attraverso servizi digitali la vita dei cittadini senza doversi spostare all'interno di un territorio che per esempio guardate la, la giornata di oggi, uno sciopero ha paralizzato tutto. È chiaro che questi sono indicatori che attualmente non esistono, sui quali secondo noi è necessario costituire un comitato, una commissione scientifica, un tavolo di lavoro, un tavolo di esperti, chiamiamolo come ci pare, per provare a crearne di nuovi. Perché questo forse è quello che serve veramente ancora di più alle amministrazioni per valutare le loro politiche e valutare anche come queste hanno un impatto sulla vita reale dei cittadini. E quindi questo, di conseguenza forse è necessario la pianificazione proprio con le amministrazioni locali della raccolta di dati. Dove possiamo prendere questi dati? Secondo noi esistono delle possibilità, possiamo ragionarci insieme, noi vorremmo proporre all'Istat e a chi eh, sta qui, anche come, mh, vabbè a parte Stefania eccetera, ma anche le eh, Lanci, Lupi, Luspi, no? il Cuspi, scusate. Mh, lavorare su questo, su questo argomento perché secondo noi è la nuova frontiera anche questa non bisogna pensare a 100.000 indicatori bastano pochi indicatori che però forse possono essere ancora più utili per, eh, per le amministrazioni ora ehm, brevemente vi dico che noi per Roma abbiamo calcolato attualmente 75 indicatori che siamo riusciti a distribuire in tutti i domini di BES proprio utilizzando quello che vi dicevo prima eh, archivi amministrativi, l'indagine sulla qualità della vita nella città e, e anche moltissime eh, indagini campionarie dell'Istat. A questo proposito abbiamo costruito sia degli indicatori BES identici a quelli elaborati dall'ISAT, abbiamo voluto, dovuto in alcuni casi costruire degli indicatori BES modificati per mancanza dei dati, perché non avevamo magari quel dato, allora abbiamo provato a sostituire quell'indicatore cercando di renderlo il più simile possibile con altre fonti di dati e poi abbiamo promosso moltissimi indicatori aggiuntivi che ci sembravano più adatti a rappresentare la realtà, eh, della realtà delle città. Io qui non rappresenterò i risultati naturalmente perché non mi sembra la sede, però insomma si può reperire, poi ve lo dirò il, il contatto per, per leggere il rapporto. E I dati si riferiscono nella maggior parte dei casi al 2016, in alcuni casi invece anche al 2017, e quello che abbiamo fatto è stato ragionare sempre su un confronto, cioè in termini di, di para, eh, paragone dell'andamento della, della città di Roma Capitale, sia col dato regionale e nazionale, molto spesso quando i, eh, i dati ce lo consentivano, ma molt, in moltissimi casi anche con la realtà degli altri grandi comuni italiani, perché questo ci dà un'altra benchmark per capire come si muove. E come si muovono questi indicatori all'interno dei contesti urbani. A completamento dell'analisi abbiamo individuato alcuni dei 12 indicatori che sono inseriti attualmente nel DEF, nel documento di economia e finanza 2018 e questi li abbiamo provati a declinare sia secondo il genere e per, facendo anche una serie storica che è quello che poi è anche importante. Eh, questa, vabbè, questo l'ho già detto diciamo, le, la prima esperienza la collaborazione con ISAT è stata fondamentale con il Dipartimento della Produzione e Statistica e con la direzione metodologica e in questo senso dicevo, molti indicatori li tirati, li siamo riusciti a estrarli da indagini campionarie come Forze di Lavoro e USILC perché per Roma abbiamo anche questa fortuna diciamo, i risultati sono stati statisticamente attendibili e quindi, e però, facendo tesoro anche dell'esperienza URBES, abbiamo calcolato molti indicatori utili eh, per, la, per la città e abbiamo utilizzato soprattutto i dati ambientali nelle città, le indagini su musei, eccetera. Questo è un quadro riassuntivo di quello che abbiamo prodotto. Prendo il dominio del benessere economico, perché qui, per esempio. Eh, non so se riesco, no non credo, però insomma eh, ci sono già una prima sperimentazione di due indicatori fatta appunto dal laboratorio per l'innovazione, due indicatori tirati fuori dall'indagine USIL che in particolare il rischio di povertà e la grave deprivazione materiale, questi sono due indicatori. Del, Qui c'è un esempio di un indicatore aggiuntivo che è il reddito medio complessivo IRPEF, due indicatori tratti dalla, da EUSILC e la vulnerabilità lavorativa i minori nelle famiglie con vulnerabilità lavorativa sono indicatori che abbiamo aggiunto noi perché pensavamo, sempre estratti dalle forze di lavoro, perché pensavamo che fossero ancora più utili di quelli che ci dicono le, eh, quelli che ci parlano de, dell'andamento del reddito. Eh, sapere quante sono le famiglie con vulnerabilità lavorativa, cioè quindi con famiglie con un reddito solo, precario o proveniente da part time e i minori che vivono in queste famiglie forse all'amministrazione può essere utile. E abbiamo prodotto quindi questi, questi grafici, questi sono riportati per tutti i domini, si vede insomma il benchmark è l'Italia, e sotto invece il benchmark è la media dei grandi comuni. E si vede quindi l'andamento di Roma rispetto a tutti i domini e a tutti gli indicatori è stato fatto, realizzato in questo modo. E per concludere diciamo che abbiamo degli obiettivi, perché il lavoro è iniziato relativamente da poco, per il futuro immediato, quindi quello di accrescere la numerosità degli indicatori, valorizzando i risultati del laboratorio e progettando, come diciamo, una griglia di nuovi indicatori che misurano appunto l'impatto sul benessere della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni, rappresentare gli indicatori in serie storica, questo ovviamente è un obiettivo che ci poniamo perché è questo che serve anche alle amministrazioni per capire come le loro eventuali politiche si eh, muovono o spostano, riescono a spostare gli indicatori e affinare il dettaglio territoriale. Per noi è importante a Roma perché rappresentare gli indicatori BES a livello dei municipi di Roma è una cosa, in alcuni casi lo siamo riusciti a fare, per i dati amministrativi questo si può fare perché noi ci rapportiamo con una realtà dove i municipi spesso hanno dimensioni territoriali e demografiche pari a quelle di molti comuni italiani, quindi questo per noi... Credo anche per altri grandi comuni, guarda a Milano e altri, sicuramente la, la dif, mh, differenza territoriale all'interno del comune non è, non è un elemento da trascurare. Vi ringrazio. Ah, vabbè, questo è una piccola. Eh. Ho ancora due minuti. Eh no, niente, qui non, è inutile leggerlo, cioè vi, vi faccio vedere come abbiamo rappresentato poi l'andamento di Roma, il verde sono tutti indicatori che diciamo, posizionano Roma meglio del dato regionale e nazionale e anche dei grandi comuni, invece qui ci sono delle criticità, insomma questo è soltanto per colore, almeno in questa sede e ecco grazie per l'attenzione vi volevo solo indicare vabbè poi si leggerà che il rapporto intero sul benessere e eco sostenibile a Roma si può scaricare sul portale del Comune di Roma nell'area delle analisi statistiche e delle pubblicazioni. Grazie Grazie mille Clementina è stata anche di una puntualità svizzera più che romana e adesso cederei la parola a Sandro Cruciani che ci farà un quadro molto più generale. Diciamo. Le prime eh, presentazioni erano tutte focalizzate sul tema del benessere, del benessere sostenibile. E vediamo invece come l'Istat si sta muovendo per rispondere a questa esigenza in più occasioni manifestata, che mi sembra stia diventando veramente. Ehm, Preminente di avere informazioni a livello eh, provinciale, comunale, possibilmente anche subcomunale. <ride> Grazie. Sì, Buongiorno a tutti. Sarà difficile fare il quadro completo in 15 minuti. Comunque <ride> spero di darvi qualche, almeno qualche suggerimento. E, dunque, ehm, vorrei parlarvi eh, di eh, infrastrutture, appunto, infrastrutture informative. Okay. Eh, di, eh, di infrastrutture informative per il territorio. Eh, noi stiamo lavorando molto su questa attività eh, che comprende tutta una serie di operazioni. Eh, la prima e la più importante diciamo, di queste operazioni è la realizzazione del registro sì. statistico di base dei luoghi. Eh, poi lo vedremo rapidamente di, che, eh, rapidamente di che cosa si tratta. Comunque, è eh, diciamo uno dei registri base dell'Istituto, dei quattro registri base che l'Istituto sta realizzando. E quindi eh, diciamo è l'elemento eh, diciamo di congiunzione con tutti gli altri registri per ciò che riguarda la, eh, la localizzazione la georeferenziazione dell'informazione statistica prodotta dagli altri registri. L'altro elemento che vi vorrei eh, illustrare, chiaramente eh, io farò dei de focus su questi due argomenti, cioè il registro base dei luoghi e sull'atlante statistico dei comuni. Eh, questo è un nuovo prodotto, eh, è, stato, um, diciamo una, è una nuova piattaforma, eh, vi, vi farò vedere diciamo, rapidamente di, di che cosa, cioè, più che altro è l'aggiornamento di una piattaforma perché in realtà... Questo è un prodotto dell'Istat, uno dei prodotti diciamo, più scaricati in passato da, dal sito dell'Istat che raccoglieva tutta l'informazione statistica disponibile a livello comunale. Ehm, in, in termini generali, diciamo, ehm, la questione eh, diciamo, de, diciamo, riguardante il territorio e quindi le sfide della statistica ufficiale riguardante il territorio, eh, riguardano molto ovviamente la disponibilità eh, di informazione statistica, di informazione aggiuntiva, ma l'attenzione si concentra anche sulla, sulla richiesta di geografie, di geografie flessibili, geografie nuove, eh, che consentano anche di leggere alcuni... alcuni eh, fenomeni eh, in, maniera, in, in maniera migliore, in maniera anche più approfondita. Faccio, ricordo che eh, recentemente, diciamo, l'anno scorso, nel 2017, eh, abbiamo fatto un'audizione eh, um, sul tema delle periferie eh, e, e lì eh, diciamo siamo stati messi tra virgolette, alla prova per capire come che, geografia, eh, rappresentare, che geografia utilizzare per rappresentare il tema. Dello, delle, delle problematiche legate alle periferie, quindi tipo socio-economico, quindi, quindi questo è un tema che noi sentiamo molto. Eh, un altro tema che è molto legato a questo a quest argomento è il fatto di incorporare gli elementi geografici all'interno della produzione statistica. Questa è un'altra grande sfida che si traduce sostanzialmente nella. Eh, nel tentativo di georeferenziare l'informazione statistica, poi vedremo in che maniera, eh, probabilmente non riusciremo a georeferenziare tutto, ma sicuramente a almeno a geocodificare eh, l'informazione disponibile, quindi collocarla in un territorio preciso, magari il più piccolo possibile per essere diciamo, il più eh, dettagliati possibile. Eh, quindi diciamo la, stiamo lavorando come direzione sulle statistiche ambientali e territoriali ma anche con, insieme al resto del, dell'istituto, in particolare ovviamente con la direzione dell'informatica che ci sta dando un, una mano molto importante perché chiaramente questi, il tema dell'informazione georeferenziata e della geografia è molto strettamente legato anche a piattaforme informatiche e piattaforme di tipo GIS. Eh, diciamo, queste sono le, le principali infrastrutture che l'Istat mette a disposizione per la lettura del territorio. Alcuni di voi le conoscono, alcuni, alcune sono più o meno conosciute, altre un po', sono un po' più nuove. Eh, sicuramente conoscete tutti la, la geografia dei sistemi locali del lavoro, su cui stiamo producendo anche informazione dedicata soltanto a questo. A, questo, a questa dimensione territoriale, ci sono una serie di classificazioni del territorio che stiamo mettendo in campo anche dal, dal punto di vista sperimentale, eh, c'è appunto l'Atlante Statistica dei Comuni di cui vi parlerò e vorrei poi fare un focus su una componente specifica di questo registro base dei luoghi che la, eh, sono le microzone, quindi un'attività di microzonizzazione del territorio nazionale. Allora, partiamo con l'Atlante Statistico dei Comuni. Eh, non so se qualcuno di voi l'ha utilizzato in passato, questa è la quarta edizione, il quarto aggiornamento di questo prodotto. È un prodotto che è stato promosso all'interno di una serie di convenzioni con l'allora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, partendo diciamo, da eh, attività che partono diciamo, a, da, da, addirittura dal 1999, con cui abbiamo relazioni con questo Dipartimento. Uno dei prodotti previsti era proprio la traaltistatistica dei comuni, che nella nuova convenzione che stiamo per sottoscrivere, diciamo, si evolverà in un altro strumento. Prima era una piattaforma che si installava su un PC utente, adesso diventerà un sito web, quindi l'utente lo consulterà in maniera diretta attraverso l'accesso a, eh, a questa piattaforma. Ehm, diciamo, l'obiettivo di questo strumento è lo stesso del precedente. Cioè, di raccogliere in un unico repository, in un unico luogo, tutta l'informazione comunale che è disponibile non solo all'Istat ma anche all'interno del sistema statistico nazionale. Penso, ad esempio, ai dati ACI, ai dati dell'IRPEF dell sulle eh, dichiarazioni di redditi prodotte dal Ministero delle Finanze, pensiamo a tutti i dati che produce l'ISPRA a livello comunale e pensiamo a tutte le altre fonti di vario genere che. Eh, possono essere raccolte in un unico diciamo, contenitore. Eh, questo ha una, una funzionalità ovviamente non solo di unico repository e quindi di eh, in qualche modo di facilitare l'accesso dell'utente, ma consente, poiché il mattoncino diciamo, costituente all'informazione statistica di base è sempre il comune, consente di riaggregare e costruire geografie. Eh, in maniera estremamente rapida e eh, facile, diciamo. Eh, queste geografie sono eh, inserite all'interno del, eh, della piattaforma, ci sono una serie di geografie precostituite, quelle tradizionali che sono regioni, province, città metropolitane e quant'altro, ma ci sono anche tutta una serie di geografie diciamo, meno, eh, meno conosciute, sistemi locali, le functional urban areas, le aree di sviluppo rurale, le aree interne, le, eh, la classificazione dei comuni per zona antimedica, ci, ci sono molte geografie. Eh, la, il vero vantaggio diciamo, di quest, vero vantaggio, uno dei tanti importanti vantaggi di questa piattaforma, si è fermata. Ecco. È che è costituita eh, da eh, tre aree, come ve le potete vedere: a destra c'è l'area dati, in questo caso abbiamo scaricato per farvi vedere la, eh, il numero delle unità locali attive eh, nei tre anni, 15, 14 e 13. C'è al di sotto un'area piccola, eh, diciamo forse meno importante, un'area di grafico, in cui costruire grafici sulla base di quello che noi abbiamo. Estratto e invece la parte più interessante è quella eh, cartografica che trovate su, ovviamente sulla sinistra. Le informazioni sono raggruppate per temi e sottotemi eh, si possono selezionare le varie combinazioni di queste informazioni. Quindi, non so, ad esempio, la popolazione per età, per sesso, per titolo di studio e quant'altro. Eh, quindi, diciamo un accesso abbastanza anzi, direi molto rapido, molto eh, anche intuitivo all'informazione. Quindi. Anche un po' eh, aiutando l'utente, anche quando non è specializzato, a eh, consultare un'informazione magari complessa. Questa informazione è naturalmente. Eh, questa informazione è eh, molto eh, accessibile, qui vedete ad esempio in questa slide la stessa informazione della eh, popolazione aggregata però invece che per livello comunale per livello di sistema locale del lavoro. Però in questo caso la base di informativa è sempre la stessa, cioè è un'aggregazione che si fa on the fly, per capirci. Quindi il, il dato eh, di base è il dato comunale. Eh, questo viene reaggregato in, in tempo reale eh, sui, nostri, sui nostri server e riviene rilasciato all'utente in questa forma. Eh, L'altro la, la, elemento che vorrei sottolineare è questa qua delle geografie proprie. Cioè, molto spesso i, non solo i ricercatori, ma anche i programmatori, chi lavora sul territorio, eh, usa geografie non tradizionali, eh, che magari fanno capo a. Eh, in diciamo, ambiti di interesse eh, particolari. Eh, sarà possibile nella nuova versione eh, che, che rilasceremo diciamo, dopo il 15 ottobre eh, importare geografie proprie, quindi selezionare tutta una serie di comuni eh, e quindi costruire degli oggetti eh, propri per l'utente. Ehm, L'altro elemento eh, che vi segnalo eh, L'altro elemento che vi segnalo è, è, è questo: sono diciamo, la, uh, le caratteristiche aggiuntive di questo di quest atlante. Allora, intanto, eh, diciamo, l'utente non si deve preoccupare di andare a cercare i dati, i dati comunali stanno tutti là dentro. Okay, saranno tutti là dentro e quindi mano a mano verranno rilasciate delle nuove versioni e quindi diciamo l'aggiornamento è eh, trasparente per l'utente anche in termini di, di nuove geografie che noi mano a mano inseriremo eh, tutte le informazioni poi sono eh, arricchite da metadati metadati che aiutano ovviamente l'utente a capire di che cosa eh, stiamo parlando eh, di porre in essere alcune particolari attenzioni perché eh, in alcuni casi particolari i fenomeni vanno eh, anche un po' interpretati e soprattutto c'è un elemento importante che è il geoglossario, che spiega come queste le, le geografie che, che si utilizzano, che caratteristiche hanno, eh, come sono state costruite e da dove vengono generate. Quindi ovviamente è un pacchetto di informazioni, un pacchetto di strumenti che ehm, aiuterà moltissimo, eh, soprattutto credo, i comuni, soprattutto anche i, i programmatori eh, su base comunale. Prima abbiamo visto appunto eh, il problema della realizzazione dei DUP, insomma, che è un, un tema che coinvolge non solo le province, ma anche i comuni. L'altro elemento che ovviamente lo diamo do, per scontato è che tutte queste funzioni sono esportabili. Chiaramente, tutte le elaborazioni che l'utente fa sia dal punto di vista cartografico sia dal punto di vista dei dati sono ovviamente esportabili nei comuni formati, nei comuni formati tipo Excel o JPEG, per quello che riguarda la cartografia. Eh, come vi dicevo il primo prototipo io lo lancio un po' al cuore oltre l'ostacolo anche per darci un po' di scadenze eh, e poterle rispettare eh, è il prossimo 15 ottobre, eh, vorremmo rilasciare, ci sono qualche problema ancora tecnico per, insomma, di stabilità della piattaforma però diciamo al netto di questo Contiamo eh, nell'estate di chiudere queste, mh, questa faccenda e rilasciare il prototipo il, 15, eh, il prossimo 15 ottobre. E questa è diciamo, una delle infrastrutture su cui stiamo puntando. Chiaramente quell'infrastruttura dell'Atlante verrà aggiornata, diventerà una piattaforma, eh, quindi un, diciamo uno strumento eh, che verrà eh, continuamente aggiornato, anche perché molta dell'aggiornamento viene fatto in maniera automatica nel momento in cui i dati vengono pubblicati sul data web, sul corpo. Data warehouse dell'Istat, cioè il punto STAT automaticamente il sistema li cattura e li inserisce eh, nella piattaforma, quindi c'è un processo quasi automatizzato eh, che oltretutto ci mette al, al riparo anche da eh, possibili errori e disallinamenti tra gli archivi che spesso succedono. Eh, L'altro elemento che, di cui vorrei parlare è eh, la microzonizzazione del territorio, che è uno dei prodotti che sta all'interno di questo registro, il registro base dei luoghi, eh, che ha un duplice ruolo, da una parte produce statistiche eh, fondamentalmente sulla localizzazione degli oggetti, cioè l'altimetria, la distanza, eh, la contiguità, eccetera, eccetera, e dall'altra però serve anche a funzionare la localizzazione sul territorio delle informazioni, come vi dicevo, che provengono dagli altri archivi. Sono io? <ride> Dunque... Come, di che cosa è composto questo registro? Fondamentalmente è composto da, da eh, sei elementi. Il primo sono gli, eh, gli, la, diciamo la componente forse più importante e più innovativa, sono indirizzi civici e coordinate puntuali. Eh, tutti gli, gli, diciamo stiamo lavorando su una grossa massa di dati, quindi stiamo parlando di 80-90 milioni di indirizzi che arrivano da vari archivi. Eh, nazionali e stiamo cercando di georeferenziare ogni indirizzo, ogni indirizzo con una coordinata puntuale. Eh, poi ci sono appunto le microzone, di cui vi parlerò eh, dopo, e eh, che sono poi eh, aggregabili su altre dimensioni, sezione di censimento di area comunale e quant'altro. Ci sono le unità amministrative territoriali tradizionali, gli edifici e le abitazioni e aree funzionali eh, di vario genere, eh, aree interne, sistemi locali. Diciamo, questo, questi oggetti stanno all'interno di un unico registro in un formato diciamo, di coerenza e di eh, aggiornamento anche nel tempo, quindi anche i disallineamenti dovrebbero, eh, si, si, si devono annullare quando eh, c'è qualche variazione tra uno di questi oggetti che si ripercuote sugli altri. Quindi diciamo, è un meccanismo abbastanza complesso, però diciamo, che consente di fotografare le, le realtà territoriali a un certo istante di tempo e un certo, in un certo luogo. Ehm, L'altro elemento ehm, che eh, è importante all'interno eh, sono appunto le microzone eh, all'interno del, eh, del registro. Eh, che cosa sono queste microzone? Sono la naturale evoluzione delle sezioni di censimento. Le sezioni di censimento, chi ha fatto gli, gli uffici tecnici dei comuni le conoscono, conoscono benissimo: sono i cosiddetti piani topografici. Sono eh, come dire, la partizione del territorio che serviva tradizionalmente ai rilevatori per fare il giro no, delle famiglie o delle unità locali delle imprese per il censimento. Del... E quindi rispondevano a un criterio diciamo, operativo, non era un criterio statistico. Allora. Piano piano nel tempo queste eh, sezioni di censimento si sono evolute, si sono evolute sia dal punto di vista della precisione, dell'approfondimento, eccetera, eccetera. E sono diventate delle aree di output anche per l'informazione statistica censuaria. Eh, voi Chi le usa eh, sa benissimo che ci sono tutte le variabili censuarie pubblicate per tutte le 403.000 sezioni di censimento italiane in cui è partizionato il territorio italiano. Eh, con eh, la microzonizzazione vogliamo fare un passo ulteriore, vogliamo aggiungere informazione quindi suddividere lì dove l'omogeneità del territorio non viene garantita suddividere ulteriormente il territorio per dare più profondità anche alla produzione di statistiche territoriali que scusate sì. eh, questa è una sperimentazione che abbiamo fatto sul comune eh, di reggio emilia eh, sperimentazione che ha riguardato eh, tutta l'Emilia Romagna, quindi noi abbiamo per ora microzonizzato tutta l'Emilia Romagna e quindi qua vedete come com sono partizionate e, co e vedete che ci sono delle, eh, diciamo delle omogeneità all'interno del, ehm, delle partizioni delimitate in rosso. Con il puntino verde sono invece eh, le coordinate geografiche georiferite, quindi puntualmente a quella, a quella mh, coordinata. Come le abbiamo costruite? Questa è un pezzo di un, di un centro abitato, e specificatamente questa, eh, quella che vedete è la eh, sezione di censimento in, in azzurro, la vecchia sezione di censimento 1 che viene suddivisa in tre, micro, in tre microzone. La parte edificata diventa la microzona 1 e la vedete, eh, non so se si vede bene, ma insomma è, è delimitata in giallo. E, e, e quindi questa è diciamo, omogenea dal punto di vista dell'edificato. Poi dove vedete che nella vecchia sezione di censimento c'era un'area verde, un parco pubblico, è stato delimitato questo parco pubblico e è diventata una microzona 86, mentre invece la parte quella centrale è il municipio del comune di, eh, di Reggio Emilia e diventa una microzona 91 municipio. Questo che cosa comporta? Comporta che eh, io ho un territorio suddiviso in maniera omogenea dal punto di vista anche della copertura. Quindi la restituzione poi dell'informazione statistica su questi elementi è assolutamente precisa, nel senso che quando dico la popolazione della microzona 1 del Comune di Reggio Emilia è effettivamente il territorio in cui la gente vive e non un territorio più largo e più vasto che comprende anche altri oggetti eh, che diciamo, co possono confondere. Eh, diciamo anche le analisi eh, territoriali che si fanno a questo, a questo livello. Scalando ovviamente la microzona eh, arriva a tutti i livelli eh, subcomunali più alti, quindi non so, i municipi, piuttosto le aree statistiche o le aree di decentramento. Al di fuori del centro, del centro abitato vengono delimitati tutti gli altri oggetti, quindi la parte agricola, ma anche porti, aeroporti, strade che fanno diciamo, eh, corpo omogeneo sul territorio, mentre sulla parte eh, extraurbana, diciamo quella più propria agricola, abbiamo utilizzato un incrocio tra eh, le particelle catastali e il registro dell'azienda agricola per quello che riguarda i macrousi del terreno. Eh, non riesco ad approfondire bene eh, questo argomento perché credo che eh, il tempo stia stringendo. Vi volevo solo far vedere la complessità di questa operazione sull'Emilia Romagna. Noi partivamo da una situazione con circa 38.000 sezioni di censimento, arriviamo a 60.000 microzone, quindi con un incremento del 55%. Quindi un aumento enorme di complessità, che ovviamente si, eh, si eh, ripercuote in particolar modo sulle case sparse, cioè sulla parte extraurbana. Del, eh, del territorio regionale. Eh, ovviamente stiamo lavorando molto su, que su questi temi, c'è ancora molto da fare, eh, però diciamo, eh, l'obiettivo primario, se, se posso, e chiudo con, con questo, è quello di cercare eh, di eh, abbattere o comunque ridurre al minimo il, il tradizionale trade-off che c'era prima, diciamo, prima del sistema dei registri che c'era tra uh, la, la, la profondità dell'informazione statistica e la profondità di lettura sul territorio. Allora, in questo caso con l'informazione georeferenziata dovremmo essere in grado di ottenere la stessa informazione sia a livello micro, quindi sia a livello di microzona piuttosto che di coordinata geografica, ma anche per tutti i livelli territoriali superiori. Grazie. Grazie molte, penso a una presentazione interessantissima per tutti gli esperti, i ricercatori che eh, hanno interessi a vario titolo, a lavorare sul territorio. Mi dispiace soltanto che questa sessione ha eh, dovuto richiedere dei tempi piuttosto stringenti, ma siamo già andati in sovrapposizione con il prossimo punto del programma. Quindi io direi, se c'è una domanda, un commento... Che brucia e eh, lo, lo volete porre, naturalmente eh, è gradito. Se questo non è, sicuramente eh, vi potete eh, rapportare ai, prese ai, ai presentatori eh, fuori di questa aula. <ride> no, no, veramente se volete parlare, però eh, siamo andati un po' purtroppo siamo entrati in sovrapposizione con la presentazione del censimento. Immagino che sia interessante per molti di noi allora grazie chi c'è adesso? Eh, niente c'è eh? la plenaria sul censimento wow. no 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 la Tutto. Plenaria sul censimento, Tutto. no 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 Giusto per sapere, anche il conto permanente alle 11, ah. tocca andarla a vedere. Mi cioè. dici soltanto una cosa? Ma bianchino Se io ti dico una parola, bianchino, tu che mi dici? Le so? cattiverie, questo la domanda. Tende <ride> che mi appello al quinto emendamento. La domanda tende a incriminarmi, lo vedo Mi siete d'accordo? L'hanno presentata prima loro, prima eh, Questo è l'unico un piccolo problema. Ma non è uscita però. L'hanno presentata in conferenza. Ah, spazio, sì, no, sì, eh, sì. Guarda, non lo so, poi mi sfocio nella polemica e la cosa mi... Anche perché questa ci abbiamo lavorato noi, e nessuno ci ha ringraziato. Quattro anni.